Benvenuti. Questa terza domenica d'Avvento si tinge di un colore particolare, il rosa, che vuole simboleggiare la gioia. Gioia che viene simboleggiata proprio dal nome di questa domenica, Domenica Gaudete. Il richiamo esplicito è infatti all'antifona d'ingresso di questa liturgia. Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. La prima lettura infatti riprende il tema della gioia di Dio che opera prodigi nel suo popolo. Il Vangelo però sembra contrastare con questo clima festoso. Giovanni il Battista è infatti in carcere e manda a chiedere a Gesù, attraverso i suoi discepoli, se sia davvero lui il Messia tanto atteso. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano. Ai poveri annunciate il Vangelo. E beato è colui che non trovi in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Questa domanda di Giovanni il Battista ci stupisce e ci sorprende, soprattutto se paragonata alla forte e sicura testimonianza che abbiamo ascoltato domenica scorsa, dove il Battista appunto affermava che Gesù Cristo era il Messia. Questa domanda però non deve scandalizzarci. Giovanni il Battista è in prigione. Sta attraversando forse il periodo più buio della sua vita e allora si chiede se Gesù è davvero il Salvatore. A volte mi è capitato di sentire alcuni che mi confidavano che a causa di un evento tragico avevano un po' perso la fede, non venivano più a messa. Ecco, è un po' la stessa domanda, lo stesso dubbio di Giovanni il Battista. Quando la vita ci sorprende negativamente, quando non va come vorremmo noi, ecco che la prima domanda è sempre questa: Gesù è davvero il Salvatore? È davvero il Messia? È davvero colui che salva la mia vita? La risposta di Gesù è molto chiara. Gesù riprende quello che già Isaia aveva detto e che abbiamo ascoltato nella prima lettura, dove l'opera di Dio produce salvezza. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. Questo lo conosceva già Giovanni Battista, ma a causa della poca fede non riesce più a riconoscerlo. La fede debole di Giovanni Battista non gli permette più di vedere nella realtà che vive il segno della presenza salvifica di Dio. Ecco che allora quello che ci è richiesto è di rinnovare la nostra fede. Quello che il Signore chiede è di sperare in Lui anche quando tutto sembra essere contro ogni speranza.
Ecco perché una volta congedati i discepoli, Gesù prosegue dicendo: cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo vestito con abiti di lusso. Già settimana scorsa abbiamo detto che Giovanni non era vestito all'ultima moda, ma precisamente Gesù vuole indicare che sì, Giovanni il Battista è l'ultimo profeta, è il precursore, colui che ha giustamente indicato che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è il Messia tanto atteso e annunciato dai profeti. D'altra parte però, questa frase di Gesù non può non farci riflettere. Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni il Battista. Nel regno dei cieli si accede solo se si ha fede in Gesù Cristo Salvatore, solo se si consegna tutta la vita nelle mani di Dio, solo se non si ha il dubbio, il timore del fatto che Gesù Cristo non possa salvare. C'è un altro passo molto interessante nel Vangelo di Matteo dove esce questa dinamica e riguarda proprio gli apostoli e Pietro in particolare. Siamo al capitolo 14, è il famoso episodio dove Gesù cammina sulle acque, sul mare in tempesta, e i discepoli non lo riconoscono, pensano che sia un fantasma. Allora lui si avvicina e dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. E anche di fronte ad un Pietro molto titubante e che gli chiede un segno, Gesù, dopo avergli mostrato il segno, gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, esattamente la poca fede di Pietro, la poca fede di Giovanni il Battista che fanno vacillare, che distolgono lo sguardo da Cristo, che è l'unica ancora di salvezza per la nostra vita. Ma allora possiamo chiederci cosa c'entra il tema della gioia con il Vangelo che abbiamo appena ascoltato e commentato. Sant'Agostino scrive: come potremo gioire nel Signore se Egli è lontano da noi? Lontano? No. Egli non è lontano, almeno che tu stesso non lo costringa ad allontanarsi da te. Ama e lo sentirai vicino. Ama ed Egli verrà ad abitare in te. Ecco che allora recuperiamo il tema della gioia, che è il tema di questa terza domenica d'Avvento, ricordando un po' quello che è lo stile che ci insegna il Vangelo. La fede ci aiuta a ritrovare la vera gioia e San Giacomo, nella seconda lettura, ci dà un suggerimento in più, una fede vissuta nella costanza. Per ben 4 volte, nella lettera di San Giacomo che leggiamo, nella seconda lettura, ritroviamo il termine costanza. Ecco che allora è nella costanza nella fede, nel non vacillare facilmente nella fede, ecco che lì scopriremo la nostra vera gioia. Ecco che lì scopriamo la presenza di un Dio che non ti abbandona mai, anche quando il mare è in tempesta. Buona domenica. Thank you.